insieme nello stadio, tifosi impazziti a festeggiare lo scudetto, il secondo nella storia della Lazio, l'Olimpico trasformato in una piazza completamente biancoceleste. Calcio e dintorni, il campionato della capitale. Eccoci qua con Rino Tommasi, buongiorno Rino. Buongiorno Marcello. Buongiorno a Carlo Lazzotti. Buongiorno Marcello, buongiorno Rino. Buongiorno a Carlo Zampa. Buongiorno Marcellino, buongiorno Flavio. Buongiorno a tutte e tre, buongiorno a tutte e tre. Ciao Flavio. Rino, in una tempesta, in un tripudio di entusiasmo, si rivolgono a Reia i tifosi laziali e dicono lui, dacci lo scudetto. A me mi sembra a carnevale quando i bambini si vestono da Nembo Kid, che sono un misto di tenerezza, gioiosità e naturalmente posticcio, ma questa è la mia visione. No, ma tu ci metti un pizzico, forse anche un po' più di un pizzico di cattiveria. Per lenire anche il dolore della sconfitta dell'ultimo derby. No, ma è possibile. Ma questo ci sta. Fin qui va tutto abbastanza bene. Io credo però che ieri sera, al di là delle vicende, chiamiamole così, metropolitane del derby, sì, ecco, il calcio italiano sia uscito piuttosto male dalla vicenda del Milan. Molto, molto. Che sveglia. Molto. Perché tre gol presi in poco tempo, cioè preannunciavano un disastro, ecco, al quale tra l'altro il Milan non è nuovo, perché il Milan nella sua recente storia qualche vicenda di questo tipo l'aveva già vissuta. Io ho parlato con mio figlio che è andato a Londra a vedere la partita, sì, e ha detto non puoi pensare come eravamo dopo sullo 0-3, ecco. Allora, siccome io sono sempre più convinto che la differenza a certi livelli, intendo, la fa la testa, prendiamo il Milan a paradigma anche di quella che è poi la vicenda giallorossa. Facciamo un passo indietro. Milan-Juventus. Il Milan entra in campo con la testa giusta e fa un primo tempo monstre contro la Juventus. Poi arriva ieri sera all'Emirate Stadium dopo il 4-0 di San Siro e fa quello che abbiamo visto tutti quanti. Carlo, è fondamentale l'atteggiamento mentale oggi nel calcio? Lazzotti, prima, ecco, andiamo. Fondamentale sì, perché la testa è tutto, sostanzialmente. Sono fondamentale la testa, Marcello, ma sono fondamentali anche poi i giocatori, o quantomeno il livello dei giocatori. Io credo che il Milan in questo periodo stia un po' soffrendo per i tanti infortuni, perché la squadra che ha la rosa più importante nel nostro campionato, che basta per il nostro campionato, ma quando poi vai a giocare a Londra, all'Emirates, contro un Arsenal che già avevi strapazzato magari in casa sulla scorta di una pessima giornata da parte degli uomini di Wenger, sulla scorta del fatto di giocare al Meazza, sull'entusiasmo magari di quella partita che sarà messa bene subito, poi paghi dazio, perché se andiamo a guardare la panchina della formazione rossonera di ieri, a parte un rientrante Aquilani, poi c'erano Ameria, Zambrotta, Bonera, un po' di ragazzi e Iepes, insomma, quindi il discorso è sempre quello, sono i calciatori a fare la differenza, e quando comunque poi ti rechi a Londra e giochi contro uomini del calibro di Van Persie, di altri elementi come Rosicchi, insomma di Walcott, di tanti altri elementi importanti, al cospetto di un avversario che è comunque importante, rischi di pagare dazio. Poi trovi le imbarcate, trovi il primo tempo sostanzialmente demenziale, giocato con sufficienza. Non dimentichiamo che forti del 4-0 i giocatori del Milan saranno entrati in campo dicendo beh, siamo già qualificati. E quello è un errore che il Milan ha già pagato caro una volta, ricorderete la finale di Istanbul contro il Liverpool, sì. Finire un primo tempo 3-0, entrare in campo nella ripresa sicuri di aver sollevato la coppa e poi avere quella amara sorpresa nel anche alla Corugna, dove vincere all'andata. Anche alla Corugna, appena, bravo. Ho appena detto che il Milan nella sua storia, anche recente, episodi di questo genere li aveva già patiti, ecco. E per cui tutto sommato ieri sera è andata ancora bene. Sì. Paradossalmente Marcello, sarebbe stato meglio per il Milan uscire a San Siro con un 4-1. Sì, certo. Avrebbe mantenuto la guardia più alta. Senza dubbio, senza dubbio. Carlo, allora entriamo nel merito della vicenda della Roma, perché ieri sembrerebbe essere stata una giornata, no, di chiarificazioni ulteriori, di rinsaldamento di quei rapporti che si volevano vacillanti. Naturalmente emanano i giornali la giornata di ieri dicendo appunto che la conferma di Luis Enrique, la fiducia stessa, non è messa in dubbio. Lo stesso Sabatini dice: per quanto mi riguarda, io posso firmare subito un rinnovo contrattuale per molti anni. La società ancora una volta dà segni di compattezza
però poi i risultati alla fine sono sempre gli stessi. Non siamo nuovi, no, a quello che stiamo analizzando in questi momenti. Che ne sarà appunto dell'immediato futuro della Roma, Carlo? Beh, il tecnico rimarrà sicuramente fino alla fine della stagione, su questo non credo che possa esserci il benché minimo dubbio. Poi bisognerà vedere se sarà convinto anche lo stesso Luis Enrique eventualmente, a fronte di una fiducia rinnovata della società, a voler comunque continuare questa avventura. E io continuo a ripeterlo, la società deve essere già oggi, anzi già ieri, deve essere certa dell'allenatore che comunque gestirà la Roma nella prossima stagione, perché in base a questo devi anche programmare una campagna acquisti. Ieri ho sentito questa sorta anche di mea culpa da parte di Sabatini, che ha detto che ci ho sottovalutato la cosa, serviva un difensore, serviva un esterno. Ma insomma lo sapevamo veramente poco, non è che c'è bisogno insomma di un intervento così da parte di Sabatini. Mi chiedo, tra l'altro, probabilmente lo doveva sapere, anzi sicuramente lo doveva sapere Luis Enrique. Io penso che comunque abbia fatto richieste in tal senso, insomma, ecco perché mi chiedo ancora, Marchigno, chi l'ha voluto, chi ha fatto questo acquisto, cioè se è un acquisto voluto dai dirigenti senza sentire comunque l'allenatore, allora a questo punto dice, l'allenatore non c'entra niente, non conta nulla, perché fanno loro gli acquisti senza però ascoltare quelle che sono le direttive dell'allenatore. Ma cioè, mi sembra strano una cosa di questo genere. Credo che a Luis Enrique bisogna dare atto di una certa dignità di comportamento, cioè Luis Enrique non dà l'impressione di dire lasciatemi questo posto che per me è importante, cioè se me lo lasciate sono contento, ma se no va bene lo stesso, ecco. Questa è l'impressione che dà, ecco. E questa è scontata, Rino, però ci vuole anche, come dire, da parte dell'ambiente tutto, di coltivare una speranza di miglioramento. L'ambiente non può cancellare le incertezze che ha avuto, cioè dall'inizio del campionato ad oggi ci sono stati momenti più o meno felici sull'intenzione di confermare questo allenatore. Diciamo che il partito contrario sempre di più. Sì, ha avuto oscillazioni, insomma, non è stato compatto nel giudizio, ma piuttosto incerto, ecco. No, ma aumentano sempre di più, insomma, i risultati nel calcio e nello sport in genere non si può prescindere dai risultati. No, ci mancherebbe, però è chiaro che insomma nessuno chiedeva l'immediato. Ecco Carlo, posso dare una chiave di lettura, infatti una speranza, soprattutto per chi ancora confida in Luis Enrique, perché a me questa sembra la situazione del 2011-2012, questa stagione, assomiglia tanto a quella del 79-80, quando arrivò per la seconda volta a Roma Nils Liedholm. C'era già stato nel 73, la Roma poteva festeggiare un terzo posto straordinario per l'epoca, però Liedholm venne richiamato poi da Di Nogliola nel 79-80 e la Roma arrivò settima, con una squadra tra l'altro piena di giovani, perché c'era stato appena l'acquisto di Carletto Ancelotti, c'era Bruno Conti che era un ragazzino, anche lo stesso Agostino Di Bartolomei era giovanissimo, c'erano Paolo Borelli, Giovannelli, insomma tanti giovanotti di ottime speranze, ma la Roma arrivò settima nel primo anno di Liedholm. Se si fosse ragionato allora come si sta ragionando oggi su Luis Enrique, forse il Barone non arrivava neanche al mese di aprile. Poi la Roma vinse la Coppa Italia in una finale straordinaria col Torino ai rigori. Assomiglia anche, se mi passate anche questo paragone, alla stagione 99-2000, che era la prima di Capello, perché Capello non è che fece una stagione chissà quale con fuochi d'artificio. La Roma arrivò sesta nella prima di Capello, dopo i due anni di Zeman. Allora, secondo me, potremmo anche vederla da questo punto di vista. Mi permetti di farti osservare una cosa, Carlo? Prego, perché quello che dici è tutto molto corretto. La differenza, sai qual è? È la conduzione ondivaga dell'Asturiano, e mi spiego. Siamo partiti ad inizio stagione con un'impronta dei giovani tesoro della Roma, con i quali abbiamo perso praticamente l'Europa League ai primi turni. Ma questo non è da addebitare ai giovani,
Questo evidentemente è da addebitare a chi negli stessi aveva riposto delle certezze, li riteneva pronti per un impegno così importante. Poi, nell'andare avanti in maniera sempre ondivaga, questo allenatore non ha mai individuato una formazione base sulla quale lavorare, cosa invece che attenne sia all'Idolm che a Capello. Tu lo ricorderai molto bene, che era difficile che l'Idolm e lo stesso Capello potessero sperimentare in corso di campionato o potessero... Anche con lo stesso Zeman. Anche con lo stesso Zeman, è uno che parte da un 11 titolare e poi si adegua. Che ho capito fino a questo momento, Luis Enrique non avrà mai una formazione tipo. Questo è il punto, secondo me. Questo è il punto della vicenda. Io credo che l'ambiente si debba abituare a scoprire di settimana in settimana qual è la formazione che andrà in campo. Ecco. Questo è il punto della vicenda. Secondo te... Io penso che per una differenza fondamentale, quello che tu dici, Marcello, rispetto, cioè, da parte di Luis Enrique rispetto a Lidl e Capello, probabilmente la scarsa conoscenza dei giocatori che può avere Luis Enrique, che ha potuto avere Luis Enrique rispetto a quello che poteva avere Lidl o Capello, che insomma erano comunque allenatori che conoscevano molto bene anche i giocatori, insomma. Lui è stato preso e catapultato da una realtà che era quella appunto della Serie B spagnola, catapultato qui in Italia, e insomma non credo che conoscesse veramente tutti quanti i giocatori a disposizione, quindi forse ha avuto più tempo per poter trovare, non dico l'undici base, ma meno i 6-7 undicesimi della squadra. E tu dici che lui farà tesoro, Carlo, a io partire... Ma io ti dico, guarda, ti dico una cosa di più. Cioè, io adesso voglio vedere Luis Enrique in questo momento, in questo senso. La Roma è in emergenza. Mm-hmm. Adesso già domenica non avremo il portiere titolare. Certo. Juan non ci sarà praticamente fino alla fine della stagione. Certo. Pjanic ci mancherà per 3 settimane, quindi già parliamo dell'assetto centrale. E sapremo soltanto giovedì se Osvaldo ci sarà oppure sapremo no. Sapremo soltanto giovedì di Osvaldo, se ci sarà davanti oppure quello no. Quello del portiere adesso... credo che comunque è un problema in questo momento secondario. Al di là della necessità di trovare un secondo portiere. No, per me comunque il secondo portiere bisogna trovarlo. Al di là di tutto. Questo non c'è dubbio, però il problema... portiere non incide secondo me sulla squadra in questo momento, dato che sai che c'è, mettendo poi lì in Kier posizione di difensore centrale, diventa un ulteriore problema anche per il portiere dietro, insomma, visto come sta giocando appunto la Roma. Però dicevo, le risposte le voglio vedere adesso anche da parte di Luis Enrique, in questo senso. Cioè, se effettivamente poi si rende conto, come già l'abbiamo visto, insomma, abbiamo visto anche noi, che poi non hai tutti i giocatori a disposizione per poter fare il tuo gioco, insomma, cerca in qualche modo un po' di anche in queste ultime partite, se vogliamo, un po' di cambiare e adattarti a quelli che sono i giocatori che hai a disposizione. Non dico rinnegare quello che lui ha fatto o quello che lui vuole, dico soltanto adattarlo al momento, perché è questo che io sinceramente chiedo a Luis Enrique. Poi, se sarà lui ancora l'allenatore della Roma il prossimo anno, dovranno essere i dirigenti a mettergli a disposizione i giocatori che siano veramente utili al tipo di gioco che vuole fare. Però lui in questo momento deve dare una risposta in questo senso, cioè dire e far capire a tutti di non essere proprio un talebano con i paraocchi e andare avanti con il suo modo di vedere il calcio indipendentemente dai giocatori che ha. Ecco, certo. Marcello, e nella contestualizzazione di che cosa sia Luis Enrique per questo momento storico della Roma, io sono fermamente convinto che Zeman sia Luis Enrique come Capello sia il futuro tecnico che porterà la Roma allo scudetto. Questo vuol dire chiaramente che la Roma però è distante ancora qualche anno dallo scudetto, e questo chiaramente può dispiacere a chi pensava che già in questa stagione la Roma potesse competere per il titolo o addirittura per quella prossima. Io sono convinto che la Roma stia vivendo quasi 2 anni che ha vissuto con Zeman, perché non dimentichiamoci che un terzo dello scudetto di Capello è targato, a mio avviso, Zdeněk Zeman, che ha ricostruito la squadra 2 anni prima. Non c'è dubbio, è targato anche Omar Gabriel Batistuta, che è valso, io credo, il 50% di quello scudetto. Adesso, prima della pausa, facciamo una brevissima pausa, e poi c'è una via di mezzo fra quello che potrebbe essere l'ambire ad uno scudetto e quello che stiamo vedendo. C'è una via di mezzo che credo che sia ancora perseguibile in queste 12 partite che mancano. Facciamo una brevissima pausa. Radio Città, il programma della capitale.